Mi puoi fare un caffè, per favore? Ecco il caffè per il nostro archeologo. Grazie mille. Ma va? Ma sei davvero... sei davvero un archeologo? Sai che io c'ho questa passione per le cose, per i misteri, per le cose che non si dicono, tutte le cose, no, che si nascondono, che la gente non ti vuole far sapere, no? Che pensa, per esempio, ho letto l'altro giorno sul giornale che hanno trovato quest'ossa, che praticamente hanno detto che sono umane, no? Di uomo. E però erano praticamente lunghe 3 metri, no? E allora non si capisce bene, no? Che poi immagino anche voi tutte le cose che trovate, che però strane, che non vi fanno dire, perché tentano di insabbiare le cose, no? La chiesa, le lobby, i partiti politici, quelli non politici. Ma tu pensi davvero che se io trovassi delle ossa di un gigante non andrei in giro a gridarlo a tutti? Perché, voglio dire, ai giornali, alla televisione, sarebbe una grande scoperta, no? E poi con la scarsità di soldi che ci sono, io svolto se trovo le ossa di un gigante, quindi non c'è verso di tenerlo nascosto, una cosa del genere. Tu dici? Fidati, nessun complotto. E poi già che praticamente volevo farti questa domanda. Allora, c'è una mia amica che ha questi vasi antichi nella sua villa in collina, no? E gliel'ha dati suo nonno. Suo nonno una volta girava per la campagna, ha trovato questi vasi antichi e gliel'ha messi lì, no? E no, niente, questa mia amica si chiedeva se li può tenere. Allora, è semplice. Sì. Se è un'eredità che viene dal nonno e se il nonno se li è procurati prima che entrasse in vigore la legge sui beni archeologici, allora basta che vada in soprintendenza, presenti i giustificativi, le prove e la cosa si risolve lì, lei potrà tenerli e disporne liberamente. Ho capito, ma se questa mia amica non avesse le prove? Allora è un pochino più complicato. La cosa che consiglio è di andare lo stesso in soprintendenza, denunciare di avere la custodia di questi materiali, dichiarare che vengono da un'eredità e a quel punto la soprintendenza farà una perizia dei materiali, ne valuteranno il valore storico ed economico e è possibile che o questi materiali vengano incamerati dalla soprintendenza per andare in un museo, oppure certe volte ci si mette d'accordo e allora al proprietario attuale viene lasciato il diritto di custodia, purché lui ne garantisca la conservazione, perfetta ovviamente, e possa permettere agli studiosi di accedere a questi vasi. Dipende un po' dal valore storico che questi materiali hanno. Ma poi c'è un'altra cosa che ti devo chiedere, perché questa cosa mi ha proprio stranito un sacco. Praticamente ho letto sul giornale che hanno trovato in Val di Susa questa cittadina preistorica, credo, e c'erano pure dei resti di dinosauro, perché pare che ci abbiano trovato la prova che i dinosauri, gli esseri umani, a un certo punto convivevano, il dinosauro stava dentro casa, ma no? Pensa. Hanno trovato ste ossa dentro casa. E scusa, sento che mi vibra il cellulare in macchina, quindi scusa davvero. Però tu segna questa cosa. Perché comunque avevano delle case. No, ma avevano delle case piccole, i dinosauri comunque erano alti.